Beh ragazzi e bentornati qui sul mio canale, sono le 5 del pomeriggio e questo video, se lo vedete alle 6, vuol dire che sono riuscito a farlo uscire alle 6. Devo essere ultra veloce. Comunque, oggi sono qui per parlarvi di Geoffrey Kondogbia. Sapete, tanto insultato il nostro Kondo per tanti milioni spesi, buttati secondo alcuni, e ultimamente ci sta facendo ricredere un po' tutti. Allora, io personalmente in questo ragazzo ci ho sempre creduto, fin da quando è arrivato, anche se era proprio spesi sti soldi da morì, 35 milioni più bonus, adesso non mi ricordo la cifra perfetta, comunque una cosa del genere. La stagione l'anno scorso non è andata bene per Geoffrey, assolutamente. Ha segnato contro il Torino, ma non ha fatto una grande stagione. E quest'anno era cominciata pure peggio. Io l'anno scorso tutti gli davano contro, tutti. Io penso che non l'ho mai insultato in nessuna partita, pure quando facevi disastri non l'ho mai insultato, perché ho detto aspettate, diamogli un'altra chance, aspettiamo il prossimo anno. Di solito i giocatori in Italia si vedono l'anno dopo. Guardate Dzeko l'anno scorso, guardate quest'anno, no? Ho detto aspettiamo, diamogli un'altra possibilità. E la stagione è partita peggio dell'anno scorso. Peggio dell'anno scorso. Tra l'altro De Boer l'aveva sostituita al 26esimo del primo tempo contro il Bologna. Tra l'altro una sfida che abbiamo domenica, mezz'ora e mezzo contro il Bologna, De Boer l'aveva pure sostituita al 26esimo del primo tempo perché stava facendo i danni. E io, nonostante l'avesse sostituito, di lì non gli ho dato contro per niente. Però in Napoli-Inter 3-0, che vi ricordate il massimo sfogo del mio canale, io penso che quella partita ho sbroccato de brutto, raga. Di lì mi ha fatto perdere la pazienza pure a me. E invece proprio dopo quella partita c'è stata la risalita di Geoffrey, perché Pioli comunque gli ha dato fiducia e adesso si vede. Quindi la domanda che voglio farvi io: secondo voi questo ragazzo è un top o è un flop? Comunque dai, io in questo ragazzo ci voglio credere. Ci voglio credere perché, raga, ci tocca credere per forza. 35 milioni, non ci potevo non credere, no? Che famo, lo diamo via così, lo svendiamo a 15 milioni? E poi sono sicuro di una cosa, che se noi lo diamo via, come abbiamo fatto con Coutinho, è vero che Coutinho l'avevamo pagato, mi sembra, 6 milioni, credo. Se noi lo mandiamo via, sono sicuro che dopo ne vale 60, 70, perché tanto è sempre così, i giocatori vanno via e diventano top player. Perché tanto è sempre così. Quello che volevo dirvi era questo, un mini video, una sorta di mini video su Geoffrey Kondogbia, anche quello che ne pensate voi, fatemelo sapere sotto nei commenti. Diciamo che questo video è un po' per spezzare la settimana, perché in questa settimana non so proprio cosa portarvi. Adesso sicuramente torneranno i video sulle rimonte dell'Inter, però ve lo dico sinceramente, non mandava proprio di fare quel genere di video, preferito fare un video così. Spero che siate comunque contenti della mia scelta, anche se spero di farlo uscire alle 6, sono le 5:05, grandi. Noi ci becchiamo domenica, credo, o forse prima, dai, adesso vediamo come mi gira la settimana, e dipende anche da quanto lavoro c'è da fare e tutto il resto. Ci vediamo al prossimo video, bella, amala, sempre. Saivan.
your soul.